momento non è ideale in generale per la sanità. La sanità sta attraversando un momento di grande criticità, non tanto per le risorse, che so, mi riferisco ai progetti, agli interventi PNRR che sicuramente daranno un volto nuovo sotto il profilo strutturale in questo momento e successivamente anche organizzativo della sanità, quanto il grosso problema della carenza di risorse umane, in particolare professionalità come quelle dei medici. Quindi questo un po' sta limitando un ulteriore sviluppo di quello che potrebbe essere l'abbattimento delle liste d'attesa, una maggiore risposta ai cittadini. Ed è un problema che diciamo, non riguarda l'ASPI di Ragusa, riguarda un po' tutte le aziende, tranne le grosse aziende metropolitane che hanno una capacità attrattiva molto particolare, ma insomma le aziende diciamo, di periferia, Enna, Siracusa, Caltanissetta, Trapani, Ragusa, vivono tutto lo stesso problema. Quindi ci stiamo un po' inventando. Come si può superare questo problema? Allora, abbiamo avuto diversi strumenti. Uno strumento è stato quello di richiamare i pensionati. Un grosso supporto ci è stato dato da colleghi che pur andando in pensione hanno avuto diciamo, la sensibilità, l'interesse, l'amore per l'azienda di rientrare a dare una mano d'aiuto. Quindi abbiamo utilizzato questa risorsa dei pensionati. Le attività libero personali, quindi un altro strumento è stato quello delle attività libero personali e stiamo cercando di contrattualizzare con il decreto Bolletta e il decreto Calabria anche gli specializzanti. Quindi stiamo cercando di pescare in un bacino di offerta che è molto limitata, mentre la domanda nostra è piuttosto elevata, e per cercare un pochino di garantire i servizi, dare continuità ai servizi, che so, abbiamo il problema delle guardie mediche, che è un problema annoso che si trascina da anni, tant'è vero che già da 3 anni l'azienda in alternativa ha pensato agli ambulatori infermieristici, quindi stiamo attivando gli ambulatori infermieristici come un'alternativa alle guardie mediche, che dobbiamo dire per chiarezza di ruolo, le guardie mediche non sono più le guardie mediche di una volta dove ci si andava per la ferita, per l'infarto, ma rappresentano un presidio di continuità assistenziale, cioè sostituiscono i compiti del medico di famiglia, del medico curante quando questo è chiuso. È chiaro che in un'ottica di sviluppo della rete territoriale con un grosso contributo dei medici di famiglia, con i cosiddetti AFT, per cui loro saranno associati e garantiranno 24 ore su 24 ore, il ruolo di continuità assistenziale di questi presidi viene un pochino viene meno. Quindi insomma, ci muoviamo in un terreno molto difficile cercando di dare le soluzioni che si possono trovare. Due domande. Una riguarda questa autonomia differenziata, sono tutti preoccupati, referendum. Voi che siete nel mondo della sanità, cosa ne pensate? Allora, dico, il problema è molto complesso, non sappiamo ancora l'impatto che ci sarà nel tempo, perché una legge è un quadro generale, una codice generale, dopo bisogna vedere tutti i decreti applicativi. Sicuramente in ambito sanitario già la regione ha una certa autonomia, quindi diciamo non verremmo ad essere in un sistema nuovo. Il problema sarà quello dei finanziamenti, bisogna vedere come gestiranno i finanziamenti negli accordi collettivi. In questo momento i finanziamenti sono fatti per quota pro capite, con delle quote dedicate a zone di recupero in base all'età della popolazione, c'è tutta una serie di elementi che equilibrano questo qua. Cioè, ma mi pare che il problema per noi non è il denaro. No, assolutamente. Io dico, noi abbiamo contrattualizzato circa 7-8 mila prestazioni ambulatoriali a favore dell'utenza con dei fondi che erano diciamo fermi da parte della regione, cioè c'erano 500 mila euro finanziati dalla regione vincolati e destinati alla contrattualizzazione con i privati convenzionati, e abbiamo messo sul mercato 1000 TAC, 1000 risonanze magnetiche, 6000 ecografie, quindi dovremmo cercare di smaltire. È anche vero che c'è un discorso di equilibrio fra domanda e offerta, si può potenziare l'offerta all'infinito, ma se non si regola la domanda è chiaro che non ci si può fare. Noi per esempio come liste d'attesa continuano a fare i servizi a livello nazionale 8 mesi, 7 mesi, 9 mesi, sì, sì. Un anno. Da noi non è così grave. Allora, da noi le liste d'attesa ci sono, perché è innegabile, certo, che ci sono tempi di attesa, certo, che vanno oltre quelle che sono le priorità indicate dalla biffatura del medico curante. Non sono delle liste d'attesa così lunghe, cioè non aspettiamo 2 anni per fare un TAC, ma sicuramente il paziente che ha necessità di fare un TAC in modo appropriato, sostengo, perché certe volte provengono, che so, esami elettroneurofisiologici prescritti dal medico di famiglia, mentre sono degli esami di secondo livello, per cui
bisognerebbe cominciare anche ad appropriare la domanda, cioè quelli che sono il RAO, che il RAO, ricordo, sono raggruppamenti di attesa omogenei, che sono una norma nazionale, che sono nati proprio nel nostro territorio, in provincia di Ragusa, con il grosso contributo del grande Salvo Brugaletta. Quindi lui è stato uno degli artefici di questi RAO nazionali, quindi rappresentano degli strumenti di guida nella prestazione. Quindi se noi riusciamo a operare sicuramente incrementando l'offerta, ma anche razionalizzando e appropriando la domanda, qualcosa in più riusciamo a fare. In più l'ASP di Ragusa da marzo ha attivato i percorsi di tutela, quindi c'è questo ulteriore strumento, quindi innegabile che ci sia un problema, ma dico, non è così grosso come in altre zone. Tante volte la grande paura, e anche noi l'abbiamo espresso spesso, è questa sanità che va verso il privato, è un rischio reale. Allora, io penso che la sanità pubblica sia un caposaldo dell'assistenza sanitaria, non si può fare a meno, ma è innegabile che una cooperazione fra pubblico e privato è proficua per l'erogazione dei servizi. L'esempio tipico che stiamo dando di questa complementarietà con le strutture private accreditate che affiancano l'azienda nell'erogazione. Allora, il problema del privato è se il privato sostituisce il pubblico. Se sostituisce il pubblico è un fatto grave, perché il nostro sistema sanitario dall'883 è basato sulla accessibilità, sulla egualitarietà, sulla universalità dell'assistenza sanitaria. Se sostituisce il pubblico diventa un problema, ma se è complementare, cioè se si affianca con aree ben condivise, aree codificate, con dei settori complementari, non lo vedo così negativamente. Abbiamo consegnato ieri lavori per un ospedale di comunità. Ecco, questo è oltre l'ospedale, diciamo. Sì, oltre la malattia accertata. Assolutamente, noi abbiamo consegnato i lavori per la casa di comunità, per l'ospedale di comunità di Ragusa, oggi consegniamo l'ospedale di comunità di Scicli, consegneremo a breve pure quello di Comiso e così via, tutte le case di comunità. Ma ci sono i medici? Allora, l'ospedale di comunità è previsto nel primo trimestre 2026, già la finanziaria del 2022 ha previsto un incremento della dotazione organica, quindi dei finanziamenti, per riempire di contenuti questo ospedale comunità. Tant'è vero che gli standard del DM77 prevedono da 7 a 9 infermieri per l'ospedale comunità, un medico che sia presente per 4,5 ore al giorno e personale di supporto, quindi questo personale è già previsto. Avranno una funzione diversa, una funzione nuova, cioè l'ospedale comunità è, diciamo, una via di mezzo fra l'ospedalizzazione e la domiciliarizzazione, quindi fa parte del, pur essendo una struttura di ricovero, qui i pazienti sono ricoverati, però afferisce alla rete territoriale. Chi ci va in questo ospedale comunità? A che cosa servono questi ospedali comunità? Gli ospedali comunità servono proprio a evitare i ricoveri inappropriati e favorire la cura del paziente in una struttura che sia intermedia, non sia quella dell'ospedale. Chi ci va in questo? Ci va, ad esempio, io porto sempre come esempio il paziente anziano che ha avuto la broncopolmonite, viene stabilizzato in ospedale, permanere 3-4 giorni in più in ospedale ha un costo notevole per l'ospedale, perché il costo dell'assistenza in ospedale è notevole, e anche per il paziente non è l'ambiente ideale, però deve fare, che so, terapia con le flebo. A casa è solo, non lo può fare, allora va all'ospedale comunità, dove c'è un'assistenza infermieristica che è contenitiva H24, l'assistenza medica 4,5 giorni, fa quei 3-4 giorni di terapia e va a casa. Però, dottore, c'è una cosa che stiamo notando, per esempio l'assistenza domiciliare integrata che diventa quasi un business con i privati che stanno organizzando tante cose. Lei che ne pensa? Allora, l'assistenza domiciliare integrata è un altro dei capisaldi del DM77. Noi molto spesso ci concentriamo su casa di comunità e ospedale di comunità, talvolta confondendo i ruoli, perché hanno due ruoli diversi, mentre trascuriamo quella che è la cura a domicilio, cioè il primo luogo di cura, secondo questa impostazione ideologica del DM77, deve essere a casa. Il paziente viene curato bene e meglio a casa, dove ha anche il comfort umano e familiare. Quindi
Per essere curato a casa ci vuole l'assistenza domiciliare. È chiaro che proprio in questa integrazione fra pubblico e privato, il privato entra prepotentemente in questo aspetto per quanto riguarda l'assistenza domiciliare. Ma ripeto, è una partecipazione, diciamo, concordata, a tariffe concordate. Cioè, perché quello è il problema, naturalmente. Sì, allora, sì, sì. Vediamo che c'è una specie di assalto alla dirigenza su questo. Sì, perché lo Stato e la Regione spinge a aumentare l'assistenza domiciliare. L'assistenza domiciliare dovrebbe in parte recuperare quello che è un po' la carenza dei posti letto. La provincia di Ragusa storicamente ha avuto una carenza di posti letto che comunque continua a permanere, quindi molto spesso delle strutture territoriali, vedi le RSA, vedi l'assistenza domiciliare, vedi le dimissioni protette, consentono appunto di sopperire a questa carenza di posti letto. Quindi l'assistenza domiciliare gestita in modo corretto, proprio in questo spirito di complementarietà e di controllo delle funzioni di chi le esercita, perché non è che è una delega, io ti do la possibilità di fare assistenza domiciliare, mi devi monitorare. Ripeto, ormai i sistemi di controllo sono, si controlla tutto. E l'altro aspetto è quello della telemedicina. Un'innovazione enorme sarà quella della telemedicina, che ripeto in azienda per alcuni settori già è stata implementata. Mi riferisco al paziente cardiopatico, che lo scompenso cronico viene monitorato da casa tranquillamente, alcune attività di monitoraggio per il diabete si sta cominciando a incrementare per le broncopneumopatie, per cui si evita al paziente di arrivare in fase acuta e doversi ospedalizzare, mentre si controlla anche a distanza da casa. L'ultima domanda, dottore. Vediamo che molte case di cura private, no, riescono ad avere attrezzature all'avanguardia, c'hanno l'ultimo attacco con l'intelligenza artificiale, tutte queste cose. Noi ci arriveremo molto dopo, perché ho visto per esempio delle attrezzature interessantissime. Assolutamente, il grande vantaggio del PNRR, quindi dei finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono indirizzati, diciamo, la missione 6 componente 2, proprio al rinnovo del parco tecnologico dell'azienda. In provincia di Ragusa in particolare è stata sostituita, anzi è stata affiancata una seconda TAC di ultima generazione a Modica, un'altra TAC di ultima generazione a Ragusa, è prevista un'altra TAC di ultima generazione. Le interviste. Sì, no, vabbè, ma dico, per carità, capisco che insomma bisogna fare anche notizie giornalistiche, per la verità, per una, diciamo, per una precisazione, la Modica è stata sempre operato sempre dalla sua nascita, che ho ricordi, prima senza TAC come tutti gli ospedali, dopo la TAC è diventata uno strumento indispensabile, quindi Modica ha avuto sempre una sola TAC. L'anno scorso, onor del vero, la precedente amministrazione ha sostituito la TAC di Modica, ormai superato, obsoleta, con una nuova TAC, quindi già dall'anno scorso Modica aveva una nuova TAC. Con i fondi PNRR è stata implementata una seconda TAC, quindi Modica nel mese di giugno, se non ricordo male maggio-giugno, ha avuto attivato, anzi il 3 giugno per l'esattezza, ricordo il giorno esatto, ha attivato la seconda TAC, che era arrivata qualche settimana prima e doveva essere messa in funzione previ delle attività di collaudo che sono normali. In quelli giorni proprio? Sì, in quel giorno si era guastato il giorno prima l'attacco precedente, come insomma fermo tecnico capita tutto, quindi insomma è stato fatto un po' così di rumore, ma in effetti, tra l'altro, dobbiamo dire, io parto sempre, molto spesso si parla, tu sei di Vittoria, sei di Ragusa, dei Modi, l'azienda è unica, il titolo stesso si chiama azienda sanitaria provinciale, quindi è un sistema di rete, perché se non funziona è come il corpo, se non funziona una gamba non può camminare, se non funziona il cervello non funziona niente del nostro corpo, quindi i tre distretti ospedalieri, Vittoria e Ragusa, sono fra loro strettamente interconnessi. Ormai diciamo, la mentalità dell'assistenza ospedaliera è quella di rete, cioè si lavora in rete, quindi c'è una compensazione fra le strutture, c'è un'integrazione fra le strutture. Quindi se non funziona, perché può succedere l'attacco a Ragusa, c'è una procedura aziendale che è prevista dalla norma, per cui i pazienti vanno a Ragusa a Modice, allora
E dico, molti parlano di disservizio o addirittura di interruzione del servizio. Io parlo di discomfort, nel senso, mi rendo conto, io paziente ricoverato a Vittoria che devo andare a Ragusa per fare un attacco piuttosto che fare la Ragusa stessa, è un discomfort, ma la funzione sanitaria viene garantita assolutamente. Quindi d'altra parte comunque, non si può avere sempre tutto in tutti i posti. Ci vorranno altri investimenti perché la tecnologia migliora sempre a favore. Assolutamente, assolutamente. Ma l'ultima domanda davvero. Ma lei farà il manager ancora il commissario? No, allora io dal 21 giugno sono stato nominato, diciamo, direttore generale, quindi dal 21 giugno sono stato nominato, l'8 luglio ho firmato il mio contratto di lavoro con la regione. Quindi abbiamo un manager. Esattamente, so ora la regione ci ha inviato i curricula dei direttori sanitari e amministrativi che sono in elenco, sto esaminando tutti i curriculum, quindi insomma a giorni farò la mia scelta sui miei collaboratori che spero mi collaboreranno. Completa di organico. Sì, diciamo il top management è completo e quindi speriamo di fare qualcosa di diverso, nel senso tutti hanno lavorato bene in questa ASP, la nostra ASP nonostante tutto è una delle aziende migliori in Sicilia, che ha meno problemi, non è che non abbia problemi, e quello che è mancato a mio avviso, ma non è colpa di nessuno, ma è un dato di fatto, è la progettualità, cioè nel senso io oggi compro l'attacca modica, devo progettare già che fra 6 anni la devo sostituire, non devo arrivare che se fra 7 anni si rompe in pezzettino e come faccio, e sappiamo benissimo che le procedure di acquisizione nella pubblica amministrazione non sono il privato telefona alla Philips, telefona a un'altra società, telefona alla GM, dice me la mandate un attacco. Il pubblico ha tutta una procedura di gara che può essere anche lungo un anno e mezzo, quindi bisogna pensare come a casa. Dico sempre come quando c'erano le bombole per la cucina a casa, se uno non ci pensava prima, si svuotavano sempre quando uno aveva gli ospiti a pranzo. Quindi bisogna fare programmazione.